Bonjour mia family, mi sono letteralmente appena svegliata, si può vedere penso dalla faccia e dai capelli tutti arruffati. Comunque, come al solito, inizio i vlog in questo stato, questo volevo dire. Gatodemer, ciao, ciao, quanto chiacchieri tu la mattina? Sì, ma sì, amore mio, sei bellissimo, sei bellissimo. Dove la gata? La gata sta sempre là e dorme sul suo cuscino. Ciao gata stellina, buongiorno gata stellina, buongiorno. La voglia di fare di gata stellina è pari a zero praticamente. Ciao. È il gatto Denver che mi insegue per la casa e chiacchiera tutto il tempo, tutto il tempo. Questo è il nostro albero di Natale che ormai conoscete. Dovevo metterlo su una scatola e poi coprire la scatola per rialzarlo in modo anche da mettere poi i regali sotto, ma ci ho pensato troppo tardi. Ecco perché di solito arrivavo al soffitto, quest'anno no, perché di solito lo alzavo. Il fatto è che adesso alzarlo è un pochino difficile, però sono molto molto felice, specialmente dei miei gingilli, come li chiamo io, della Disney che ho preso a Disneyland, perché sono veramente veramente una meraviglia. Sì, che bellezza, sono stupendi. E poi c'è anche questo. Comunque, qui invece c'è un puzzle, se ve lo state chiedendo, che sto facendo, sempre di Disney. Allora, per oggi, in realtà volevo filmare un'altra tipologia di video oggi, non un altro vlog, ma uno non sto ancora benissimo, penso si possa sentire dalla voce e dai miei occhi che sono un po' arrossati, un po' più del normale questa mattina, ma ho ancora un po' di mal di gola, sono un po' raffreddata e quindi sì, non mi sentivo tantissimo di filmare un'altra tipologia di video, i vlog sono molto più semplici quando magari non sto benissimo. In più oggi non posso nemmeno truccare gli occhi perché vado a fare il lash lift. Evviva! Lo sto facendo più o meno ogni mese, 30-40 giorni e mi dà tante tante soddisfazioni, molto molto meglio rispetto all'extension alle ciglia, ragazze. Se state ancora facendo l'extension alle ciglia, io vi stra 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 consiglio il lash lift o la laminazione ciglia, è la stessa identica cosa, ma si dice in due modi diversi. Andate, provate perché il risultato è naturale, perché ovviamente sono le vostre ciglia, ma pazzesco. Quindi, anzi, poi verrete con me a fare il lash lift. E in realtà ho altre cosine da fare in centro per la separazione e poi sì, ho altre cosine da fare in giro per il centro. Non penso di riuscire ad andare alla posta ormai perché mi sa che chiude, però e poi ho un sacco di mail a cui rispondere. Ok, non fate caso al brufoletto che mi è venuto proprio qua. Ho il terzo occhio praticamente. Ma volevo aprire con voi le due buste di ASOS che mi sono arrivate perché ho fatto un po' di shopping notturno. Quando stavo male, veramente, io sono pericolosa. Ho fatto un po' di shopping su ASOS e voglio farvi vedere che cosa ho preso. Allora, queste sono le due buste gigantesche, come vi dicevo su Stories. Sì, e quelli invece sono dei resi che devo fare. Come vi dicevo su Stories, fatevi un'idea della grandezza di queste buste guardando la valigia. Sono veramente gigantesche. Apriamole e vediamo che cosa ho preso. Allora, prima cosina ho preso questa che è una maglia misto lana da mettere sia sotto a maglioni più grossi quando fa davvero freddo, che ovviamente da sola è un normalissimo girocollo nera. Poi. Allora, ah sì, ho preso questa di Moschino che... Ciao! Ciao, amore mio. Ho preso questa di Moschino che tra l'altro era in saldo e mi piaceva molto perché sì, è grigia ma ha tutta questa scritta molto colorata e c'è scritto Don't grow up, it's a trap. Non crescere è una trappola. Mi piaceva molto sia il messaggio, la scritta in sé che la maglia, secondo me è molto molto carina. E poi, allora, non mi ricordo nemmeno io in realtà, sto scoprendo con voi. Ah sì, poi ho preso altre magliette molto semplici, molto basic, della linea basic appunto, da mettere sempre sotto i maglioni. Queste però sono in cotone, quindi sono più leggere. E sì, ci sono, sa, no, sono solo due. Sì, erano dei pacchi da due. E poi, allora...
Ah sì, poi ho preso questo è un maglione oversize brand Fila, mi piacevano i colori e diciamo, la forma un po' di questo maglione, è in cotone però, quindi è parecchio leggero, lo utilizzerò quando farà un po' meno freddo oppure ovviamente quando sono al coperto, eccetera. Insomma, comunque è un bellissimo, bellissimo maglione, mi è piaciuto subito. E poi c'è Gatto Denver. Basta, sei incantato. Grover! Ah, boh. E poi, allora, altro maglione misto lana, come quello che vi ho fatto vedere prima, da mettere sia sopra, cioè sia come maglia che sotto i maglioni. Non mi aiuti a spacchettare? Ah, che bravo il mio gattino rudo bianco un poco arancione. E ma, mi scusi? Signor Gatto Denver, chi le ha detto di andare lì, tra le mie borse? Mi scusi? Ma guardalo. Te ne frega niente. Caro Denver, cosa fai? Vai a farti i giretti là adesso? Ah sì? Ah ok, va bene. E poi ho preso, ah sì, il Teddy Coat, ma prima, vediamo. Che cos'è? Ah, un altro pacco. Molte maglie basic ho preso, mi sto rendendo conto. Sono altre due maglie in cotone. E poi, ragazzi, ho preso il Teddy Coat. Sì, ed è brand Naked, lo potete trovare sia sul sito Naked, in realtà costava un po' meno sul sito Naked piuttosto che su ASOS, però non c'erano più le taglie e quindi l'ho preso su ASOS ed è il classico Teddy Bear Coat, ne ho uno che è questo in cammello marrone e mi piace moltissimo e ho voluto prenderne uno anche bianco, sto pensando di prenderne lo stesso anche nero. Che cosa mi consigliate? A me piacciono un sacco questi teddy bear coat fatti tutti morbidi a mo' di orsacchiotto. E direi che con la prima busta abbiamo. Ah no, 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 c'è ancora qualcosina, vediamo. Allora, ah sì, poi ho preso questo maglione azzurro a scacchi. Questo in realtà volevo abbinarlo anche alla mia Chanellina nuova, ma mi sa che è un pochino troppo chiara. Però è un bellissimo maglione comunque. E poi, mi sa che c'è ancora una cosina. Ah sì, ed è l'altro maglione, questo un pochino più natalizio, ma non necessariamente. Ed è rosso, sempre fatto così, con questa fantasia a righe. Molto carino. Ok, questa era la prima busta. Adesso vediamo che cosa c'è nella seconda busta. Allora, la prima cosa che ho preso sono due paia di calze autoreggenti nere, non so perché sono color carne sulla copertina, ma in realtà sono appunto nere, ne ho prese due paia. E poi qui, allora, che cosa ho preso? Ah sì, ho preso questo, è tipo un maglione lungo, molto fluffy, è molto caldo e mi è piaciuto subito. Sì, è rosa con questa specie di fantasia. Adesso aprirò tutto, vi farò vedere un po' meglio. Ah sì, tre paia di calze autoreggenti a quanto sembra, pensavo di averne prese due. E poi, qui c'è il foglio per il reso, che spero sempre di non dover fare. E poi, allora, è questo. Ah sì, questo è un maglione vestito, quindi è un maglione molto molto lungo da indossare come vestito con degli stivali alti o comunque appunto come abito. E poi, che cosa c'è ancora qui? Nel frattempo sta crollando tutto, fantastico. Oh mio Dio, ma no, aspettate un attimo, ma quante paia di calze autoreggenti ho preso? 5 paia? Non ci posso credere, non ci posso credere, vabbè. Avrò calze autoreggenti per una vita, penso di aver sbagliato quando ho ordinato. E poi, ta-da! E questo che cos'è? Non ne ho la più pallida idea, ma adesso apriremo e vedremo. Ok, questo è il vestito maglia che però mi sembra molto molto largo. In realtà lo avevo preso un po' perché stesse comodo poi da mettere con una cintura in vita, ma mi sembra veramente troppo largo. Comunque poi lo proverò e vedremo. Comunque è molto molto carino in realtà come fattura, come abito. Poi c'è questo che è il maglione peluscioso, è morbidissimo, ragazzi, è veramente veramente super 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 soffice.
Da notare che c'è anche un pochino di rosa, ovviamente. E questo anche si può usare sia come abito, però ragazzi, ah no, ok, è solo un pallino, pensavo fosse un buco, e si può usare sia come abito che come maglione oversize, molto carino. Devo ancora vedere se lo userò per casa o anche per le uscite, devo vedere come mi sta. Sono molto molto felice per il Teddy Coat, che sembra morbido ma è anche pesante, quindi sembra bello caldo. E dietro ha questa specie di fascetta, questa specie di cintura. E sì, penso proprio che lo metterò oggi perché mi piace davvero tanto 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 tanto. Ok, ho aperto anche questo maglione, che pensavo fosse un maglione, in realtà, cioè sì, è un maglione, ma anche questo è un maglione vestito, è una dolce vita. E in lana, quindi anche questo sarà super super caldo. Sono, sì, mi piacciono un sacco in inverno questi maglioni vestito, perché si possono abbinare appunto agli stivali alti, insomma renderli un po' più eleganti, un po' più casual a seconda dell'occasione. Sono belli ma anche comodi. Ok, nel frattempo sto mettendo a posto man mano che spacchetto. Ho aperto questi due e ragazzi, questo azzurro a scacchi è di una morbidezza infinita, cioè è davvero super 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 soffice, lo adoro. E poi c'è quest'altro che come stile un pochino gli assomiglia, però appunto è rosso. Questo è un pochino più lanoso, se riuscite a capire quello che intendo, quindi un pochino può pizzicare sulla pelle, ma appunto metto sempre una maglia sotto per evitare, perché sono tipo, non so se sono allergica alla lana o comunque mi dà molto molto fastidio sulla pelle. Quindi adesso piego anche questi due e li metto nell'armadio, anche se non so più dove metterli perché ho tutto strapieno, anche queste cassettiere sono strapiene. E questi sono gli ultimi due maglioni che ho spacchettato. Questo è quello moschino, sinceramente mi sembrava un pochino più lungo sulla modella, ma raramente le modelle sono più alte di me, purtroppo. E questo invece è quello fila, che effettivamente è proprio come me lo immaginavo. È un ottimo cotone, anche molto grosso, quindi posso indossarlo anche adesso, penso. Comunque mi piacciono molto molto entrambi. Questo è un pochino più leggero, ma è lana, quindi anche questo sarà caldo. Secondo me era fichissimo il messaggio. Adesso metto via anche questi e riordino un po' tutto questo casino che ho creato con lo spacchettamento. E ho visto Gatto Denver che se ne sta andando in camera da letto. Scusi, Gatto Denver, lui sa benissimo che non ci deve entrare lì. Mi scusi, che cosa ci fa lei qui? Che cosa ci fa? Nonchalance, finta di niente. Dove sei andato tu, garino tuo bianco? No, giuro bianco lui. È un po' arancione. Un'altra cosa che manca stamattina è andare a prendere il cioccolatino dell'11 dicembre. E eccolo qua. È fichissimo il calendario dell'avvento. Io lo adoro, lo so, sono come i bambini, ma mi piace un sacco aprire ogni giorno una casellina. E vediamo che cosa c'è oggi. C'è un orsacchiotto. Aspettate che lo metto a fuoco. Eccolo qua, c'è un orsacchiotto. Gnam. Gnam. Gatto Denver sente che sto mangiando e arriva correndo. Ciao! Ok, ok, fatto tutto, cioè ho risposto alle email, ho messo a posto le cosine, dovevo mettere a posto, fare qualche cosina in casa, ho fatto fatture, firmato contratti, quindi fatto tutto quello che dovevo fare al computer. Adesso vado a farmi una doccia, poi mi trucco, solo la base rigorosamente oggi perché non posso truccare gli occhi, poi vado a fare il lash lift e altre cosine che devo fare in giro per il centro. Ci siamo ragazzi, sono qui da Daniela e finalmente rifaccio il lash lift, che adoro, come vi anticipavo prima. Daniela, vuoi spiegarci cosa stiamo facendo adesso? Abbiamo messo i bigodini, no? Abbiamo messo i bigodini sulle palpebre, in base alla propria ciglia vengono messi, hanno delle misure tipo small, medium e large, o extra large. Ah sì, e io che misuro? È extra large. Veramente? Sì. Ok. Adesso facciamo aderire le ciglia sul bigodino, okay, per procedere poi al fissaggio per avere l'arcuatura desiderata. Oh là là! E là là, sì! Così! Allora, adesso abbiamo lasciato in posa un po' la posa. La posa della lash lifting. Ok, e adesso cosa facciamo? Adesso facciamo, io tra l'altro non vedo niente ragazzi, no. Voi vedete, io non vedo nulla. E adesso invece mettiamo il cosiddetto
neutralizzante, fissatore appunto per la, l'arcuatura, no? Quello che dà, che fissa la posizione delle ciglia. Brava, fissa, che sia verso il cielo, cielo in alto. Cielo in alto, in alto, in alto. Sì. Questo si sta 10 minuti in posa. Okay. E dopodiché procederemo con la tinta delle ciglia, che in genere si fa sempre nera, nero grigio, nero blu. Nero, nero. Bello, nero potente. Profondo. Brava. Perfetto. Adesso che punto siamo? Siamo al punto che mettiamo la tinta sulle ciglia. Che le fa diventare super nere, super, super nere, spesse. Super nere, sì. Ma è la tinta che ha dentro quelle vitamine? No, o e cos'è? Dopo c'è l'ultimo passaggio che è il famoso, chiamato anche Botox, che è comunque la Ah sì, cheratina. Infatti si dice Botox alle ciglia. Si chiama Lash Lift Botox. Ok, ok. Ecco, adesso lasciamo in posa la tinta, 8 minuti. Ok, allora adesso sono passati gli 8 minuti, credo. Sì. E adesso mettiamo su il le vitamine. Vitamin Lash Botox, che è la cheratina, che va a ispessire la ciglia e vitaminizzarla in maniera che poi cresce, dopo 3 applicazioni più o meno, cresce molto più... lunga, più veloce. Infatti le mie sono più folte, più forti, più grossi, più spesse. Sono super contenta. E questo lasciamo anche in posa? E questo va lasciato in posa un 6 minuti circa, così. E dopodiché toglieremo, puliremo bene bene e toglieremo i bigodini e abbiamo finito. Ragazzi, guardate il risultato finale, guardate che roba, sembrano quasi extension, cioè mi arrivano quasi fino al sopracciglio. Oh mio, no vabbè, sono troppo troppo contenta, ma che figata è, wow, ci posso credere che sono le mie ciglia, wow. E sono arrivati i mercatini di Natale a Trieste, ragazzi, sto facendo una piccola passeggiata, sono molto molto belli devo dire, anche quest'anno. Le caramelle gommose. Tra l'altro la mia batteria si sta scaricando. Comunque ho fatto praticamente tutto quello che dovevo fare. Ho ancora gli occhi un po' arrossati dalla laminazione, ma ho fatto la base, mi sono truccata un pochino e oggi ho messo anche il nuovo Tedicult, sì, che è veramente gigantissimo. E tra l'altro c'è un sacco di gente in giro per negozi in questo periodo. Mi sembra così strano perché di solito in centro non c'è anima viva a Trieste. Oggi invece il delirio. E questa è la via meno trafficata. Quindi sono venuta qui in modo da potervi parlare. Le lucine non sono granché secondo me. Che cosa ne pensate? Gli addobbi in alcune zone del centro sono belli, in altre sono un pochino a me. Comunque ho finito anche tutte le cose per la separazione. Vi tengo aggiornati anche su quello. In molti mi criticano perché parlo anche di questo, ma le mie giornate sono anche questo. E adesso vado a incontrare la mia amica Valentina. Tornata a casuccia, alla fine volevo filmare un po' con Valentina e Max, ma ci siamo, cioè abbiamo chiacchierato, è stato... non lo so, non mi è venuto in mente nemmeno di tirare fuori la videocamera, quindi mi scuso con voi perché vi manca un pezzo della mia giornata, ma abbiamo chiacchierato e così tra amici siamo stati così bene che... non lo so, non ho pensato per un momento alla videocamera, poi mi sono detta, boh, poi film, poi mi sono completamente dimenticata perché chiacchieravamo e ci divertivamo. Questa è la situation quando torno, dovete vedere. Sì? È un costante, è tutto un miagolio costante. Sei bellissimo, amore mio, ti manca un dentino? Che più di uno, amore mio, tutto bianco lui, un po' arancione. Beh, adesso sapete che cosa andrò a fare. Allora, qui c'è anche il gatto Stellino da qualche parte. Ciao gatto Stellino! Vado a preparare la cena. Preparare la cena. In realtà il mio preparare la cena significa scaldare la cena che è avanzata ieri dal cinese, perché ho ordinato cinese, ragazzi, ho ordinato i gamberoni in tempura su una... dove sono? Ah, sono qua. Su un letto, come si dice? Su un letto di purè con la zucca e sono la fine del mondo, che sono questi. Non si vede nulla probabilmente. E poi c'è... faccio vedere, tada!
Voilà. E poi mi è avanzato anche, mi sono avanzati un po' degli spaghetti di riso con i gamberi, quindi questa sarà la mia cenetta molto triste oggi. E questo mi sa che è quanto, perché dopodiché andrò subito a riposare, perché come potete sentire la mia voce dai miei occhi ancora non sto, mamma mia, non mi vedete, ok, ancora non sto benissimo, quindi ho ancora bisogno di un po' di tempo per riprendermi completamente da questa influenza, sperando di guarire in fretta per perché domenica parto e vado ad Amsterdam, anzi vado ad Alkmaar nei Paesi Bassi, e da De Meersevic, non vedo l'ora. E questo è quanto, quindi pappa e poi nanna, poi devo sistemare alcune fotine che ho fatto per Daniel Wellington e poi nanna. Quindi vi saluterò adesso, mia femmini, vi do un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Scusatemi se ieri non ne ho caricato uno, ma sono rimasta senza voce, non riuscivo nemmeno a parlare, però ci vediamo domani. Bacio grande, ciao! Ma prima di andare a nanna volevo farvi vedere le mie due nuovissime Jewel Candle che mi sono arrivate. Sono, a parte che il packaging è stupendo, il profumo è ancora di più e io sono super curiosa di vedere quale gioiello si nasconde all'interno. Qui c'è un ciondolo, mentre qui, e di là c'è Gatto Demer che piange come al solito, anche qui c'è un ciondolo, quindi due ciondoli nuovi in argento. Cioè, guardate che meraviglia, ma annusandole capite quanto sono buone. Poi mi piace un sacco che ci sia il castello e tutti questi glitter dorati e il gattino. Ok, ho acceso un'altra lucina, così magari le vedete un pochino meglio, perché questo packaging, cioè, merita davvero. Tra l'altro notare come il fiocco di questa sia un pochino più grande, cosa che apprezzo molto perché è meraviglioso. Questa è in collaborazione con Giulia Maria Klein e lei ha scelto questo packaging davvero meraviglioso. Devo dire, se dovessi creare una jewel candle sarebbe molto molto simile a questa. E questa invece è la, anche questa è una collaborazione, sono tutte e due edizioni limitate se non sbaglio, quindi se le volete affrettatevi adesso. È veramente stupenda anche questa, davvero meravigliosa, con questi dettagli dorati, è fantastica. Poi vabbè, il fatto che ci sia un gatto, ragazzi, batte tutto. E vi metto in sovraimpressione magari il codice sconto, perché con il codice Kiss and Makeup 01, insomma il nome del mio canale praticamente, c'è il 15% di sconto su tutto il sito Jewel Candle. Quindi se volete farvi un regalo o fare un regalo, che secondo me sono un'ottima idea regalo queste candele, davvero a me piace un sacco riceverle, e quando le regalo vedo le reazioni, sono tutti come matti, perché non si tratta di una semplice candela, ovviamente noi lo sappiamo che all'interno c'è un gioiello in argento che poi ti rimane per sempre, quindi è una bellissima cosa. Mi raccomando, con il codice sconto 15% di sconto su qualsiasi cosa dal sito. Ripeto, io non ci guadagno nulla, però secondo me è sempre una buona cosa avere un codice sconto, insomma può tornare sempre utile. E basta, questo è quanto, adesso mi cambio, vado a nanna, buonanotte, ciao mia family. Gatto Demer, vuoi dare la buonanotte? No vabbè, Gatto Demer, vuoi dare la buonanotte? Dove sei? Sei più gatino nudo bianco? Ma come? Stavi qua? Cado... Ah! Ma dove arrivi, Runever? Runever? Ciao! Buonanotte, amore mio! Buonanotte, mia family! Buonanotte, ragazzi! Io sono il top dei top su questo canale! Io sono la star! Buonanotte! Ciao!